Benvenuti all'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino di Salerno. Sono Marita Chiumiento, la preside dell'Istituto. La nostra scuola è una scuola dove i vostri figli potranno crescere non solo da un punto di vista cognitivo, ma anche relazionale, affettivo e soprattutto in modo creativo e nel rispetto dei bisogni di ogni studente. La nostra finalità, infatti, è promuovere il talento di ognuno di loro e fare in modo che loro possano dare il massimo di loro stessi. Quali sono gli aspetti che privilegiamo nel nostro istituto? Cominciamo dal modello educativo. La nostra è una comunità accogliente. Tutta la comunità professionale della scuola è formata da persone che si dedicano con passione per creare un'atmosfera accogliente e creare un legame efficace e costante con le famiglie. Noi chiamiamo questa un'organizzazione inclusiva che costruisce una relazione diretta con i genitori per costruire il futuro dei propri figli. Ed è per questo motivo che è essenziale che ci sia una fiducia reciproca tra genitori e scuola. Ed è una comunità, la nostra, anche di apprendimento, una comunità di ricerca, di formazione, dove le metodologie didattiche partono dalla dimensione emotiva. L'apprendimento parte dalla relazione ed è basato proprio sul rispetto reciproco e sul prendersi cura l'uno per l'altro. Il team di insegnanti studia e sperimenta approcci metodologico innovativi, per esempio sulla metodologia del mentoring, che promuove l'intelligenza emotiva e quindi il dialogo, la capacità di esprimere le proprie idee attraverso l'ascolto degli altri, la condivisione delle idee, la costante collaborazione fra compagni, il lavoro quotidiano in gruppo. I bambini devono imparare attraverso il dialogo e devono imparare a dialogare. Un altro aspetto che privilegiamo è lo spazio dell'apprendimento. Tutti i plessi della scuola sono dotati di cortili ampi, di spaziose aule e anche di palestre, ma a breve queste risorse strutturali potranno essere implementate grazie ai finanziamenti che la scuola è riuscita ad ottenere. Gli insegnanti della scuola dell'infanzia si stanno formando per realizzare sezioni sul modello della scuola senza zaino, che è una metodologia didattica, cooperativa, collaborativa, che parte proprio dall'importanza degli spazi di apprendimento. La nostra finalità è promuovere eccellenze e lo facciamo garantendo tutta una serie di attività complementari, diversificate, che arricchiscono l'offerta e la rendono di eccellenza. Abbiamo stipulato convenzioni con associazioni culturali che ci consentono l'affiancamento di docenti esperti madrelingua per promuovere la competenza comunicativa in lingua inglese. Per esempio, federazioni sportive che ci consente di essere affiancati da tecnici federali. Potenziamo la musica attraverso l'ascolto musicale. Insomma, tutte le nostre attività mirano ad offrire delle esperienze formative di crescita per tutti gli alunni, delle occasioni per poter conoscersi e conoscere. L'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino offre un percorso di studi di qualità, ricco di tantissime opportunità formative, per una scuola che si rinnova tra bellezza e innovazione.
Per esempio, interverremo sui cortili con interventi di riqualificazione dello spazio esterno e di abbellimento. Realizzeremo nuovi laboratori. Il laboratorio di informatica verrà implementato con nuove risorse, ma creeremo anche laboratori scientifici, laboratorio musicale. Riqualificheremo anche le palestre. Abbiamo cominciato con la palestra di Matierno e interverremo anche nelle palestre degli altri plessi.